Ciao, la Mizio Newsletter varca i confini regionali, cioè parteciperò a Big Brief in Genova, cioè domani, venerdì 22 ottobre, o oggi, dipende da Ricky quando mi monta questo video. È da un po' di tempo che non partecipo a un festival come questo e riprendo proprio dalla mia regione d'origine, la Liguria. Tra l'altro sono anche molto curioso di capire come verrò accolto, perché per i genovesi la Liguria finisce a Genova, mentre io sono dell'Estremo Levante. E non sarà l'unico derby della serata, mentre io salirò sul palco, quella stessa sera, a quella stessa ora, il mio amato Spezia scenderà in campo a Marassi per giocare contro la Samp, un'altra squadra che mi è simpatica. Ma tralasciamo i conflitti fra liguri. Domani sera parlerò dei progetti di Cannes, che naturalmente ho raccolto nella Mizio Newsletter, che si contraddistinguono perché hanno preso una posizione. È il tema della kermesse genovese. Prima di me ci sono gli interventi di Daniela Montieri e Paolo Iabichino. Io intervengo al 21.30. David Kennedy, Fail Harder. La creatività è come una piaga che ho contratto e di cui non riesco a liberarmi. È un prurito che devo grattare, non riesco a fermarmi. È una fissazione compulsiva che ho avuto per tutta la vita. La settimana scorsa è scomparso all'età di 82 anni David Kennedy, uno dei fondatori di una delle più grandi agenzie indipendenti internazionali di sempre, Wieden & Kennedy. In 39 anni Wieden & Kennedy ha aperto 7 sedi in tutto il mondo, New York, Londra, Tokyo, Shanghai, Delhi, eccetera, eccetera. Non so se avete 7, forse no, 6, San Paolo, ecco. E hanno lavorato come agenzia per Nike, naturalmente, e per moltissimi altri brand, tra cui Facebook, Bud Light, All Spice. E però, nonostante tutto questo grande successo, il motto e il claim preferito di David Kennedy era Fail Harder. Se Fail Harder era il suo motto preferito, quello che sicuramente l'ha reso noto in tutto il mondo è quello di Nike, cioè Just Do It. Just Do It è uscito per la prima volta nel 1988 con un film girato con un maratoneta ottantenne che si chiamava Walt Stack, Stack mi sembra di ricordare, che correva lungo il Golden Gate di San Francisco e praticamente la sua voce fuori campo mentre correva diceva una cosa del genere: le persone si chiedono come faccia tutte le mattine a uscire con qualsiasi tempo a correre e senza battere i denti, semplice, i denti li lascio sul comodino. Ai tempi il mercato delle scarpe e dell'abbigliamento era dominato da Reebok, ma grazie a questa campagna e questo claim Nike diventa nel giro di poco tempo veramente un gigante. Un altro salto lo fa 10 anni dopo con il lancio delle Air Jordan 3, ok, con uno spot diventato molto celebre dove i protagonisti sono Michael Jordan e il regista Spike Lee, e grazie a quel film che adesso vedete praticamente diventa anche un'icona della pop culture, cioè Nike diventa un'icona della pop culture. Dopo il suo ritiro dall'agenzia nel 95, David Kennedy ha continuato a occuparsi di creatività ma in senso lato, cioè di arte, e poi si è dedicato alla causa degli indiani d'America donando e facendo campagne per l'American Indian College Fund. Fresh Stuff, This Job Break You If You Let It è un film appena uscito, un musical un po' assurdo con grandi punte di ironia ma con un finale che scende un po' e diventa leggermente retorico. Però è da vedere, e l'agenzia è Cosette e il regista è Edward Andrews e la casa di produzione è Skin and Bones, molto interessante per l'animazione. E questo è tutto per questa Mizio Newsletter. Anzi, non è tutto, perché se avessi messo tutto saremmo andati avanti per 3 giorni a riprendere. Quindi se vuoi vedere proprio tutto, vai sulla Mizio Newsletter, indirizzo in sovrimpressione, ok? E scaricatela e guardala e divertiti. Hasta luego, hasta la vista, astigmatismo, astana.